Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzardi. Bene, la ricetta di oggi, calamari farciti con verdure e gamberi. E lo adageremo su una purea di piselli. Gli ingredienti sono calamari, per quanto riguarda le verdure che andremo a mettere all'interno, sì. Carote, taccole, una striscia di peperone giallo, una di rosso, e lo adageremo su una base di purea di piselli che faremo con cipolla, olio extravergine d'oliva e piselli. Andiamo? Procediamo? Andiamo. Bene. Per prima cosa dobbiamo preparare le verdurine da mettere all'interno del nostro calamaro, quindi prenderemo solito ne metti un po' il pane, fa qualche cosa, diciamo, sì, diversa nell'impasto, sì, no? Adesso facciamo invece con le verdure che andremo un attimo a spadellare un po' prima. Ecco qua, olio extravergine di oliva, andiamo un attimo a insaporire, no? Sì, a dargli quella rosolatura e inizio cottura. Un po' di peperoni, abbiamo le nostre taccole. Poi questi sono tutti colori che troveremo all'interno, no? del calamaro. Sì, sì, poi lo avvolgeremo, lo metteremo in una pellicola che faciliterà un po' la farcitura. Eccola qui, a posto. Le carote. Pizzico di sale. E lasciamo un attimo cucinare. Possiamo mettere anche qualche rametto di rosmarino o timo, quello che abbiamo, per profumarle. Olio extravergine di oliva, lasciamo cucinare la cipolla, metteremo i nostri piselli, mettiamo i nostri piselli, in ogni casa c'è una busta di piselli, no? Un classico. Come le uova se manco nel frigo, sembra che manca qualcosa a volte, no? Aggiungiamo un filo d'acqua da proprio così. 6-7 minuti e andremo a frullare. E si frullano. Finiamo di pulire i nostri gamberi. Togliamo la testa, mettiamo la sua corteccia. Ecco qua, in questo caso è venuto il budellino, che sì, non abbiamo bisogno di inciderlo. Abbiamo rosolato le nostre verdure. Appoggiamo sul nostro piano Dekton, tanto non si tanto fa niente. Abbiamo la pellicola che ci permette di facilitare la farcitura del calamaro, no? Come bisturi facciamo così, cominciamo a mettere un po' così a casaccio le nostre verdure, così sono belli pure i colori. Eh sì, poi quando andremo a tagliarlo avremo veramente un bel, chiamo i nostri gamberi qua, così. Gamberi crudi? Sì, gamberi crudi, perché comunque basta poco calore per poterli cucinare. Sì. Ecco qua, dovremmo quasi esserci. Facciamo così. Andiamo un attimo, ecco, ad avvolgerli, vedi? Così. No? Bene. Taglieremo questa parte qua, in modo da facilitare subito poi l'uscita dei nostri. Andremo così. Qua come mette? Semplicissimo, uno questa vita. Semplicissimo. Premiamo. Facciamo giusto un buchino per far uscire un po' l'aria. Dell'aria che si può. Sì. Mettiamo così. E poi non facciamo altro che premere e togliere la nostra pellicola. Spero che la tolgano a casa pellicola. Vabbè, bisogna ricordarsi. E abbiamo il nostro calamaro farcito in pochissimi minuti. Mettiamo la nostra testa
e andiamo a sigillare con uno stuzzicadente. Ah, è bello. In un tegame, olio extravergine di oliva, rigorosamente 100% italiano. Veramente. Abbiamo del cipollotto. Facciamo un attimo rosolare. Mettiamo qualche foglia di alloro. Qualche rametto di timo. Mettiamo il nostro calamaro. Pizzico di sale. Io farei una cottura con fuoco moderato e coperto. Al limite andremo a bagnare con un goccio di acqua per dare quella un po' di sughetto. Sì, per fare un po'. Ma non ci serve il sughetto, ci serve un po' di così, un goccio di acqua. In questo caso possiamo mettere le teste di gamberetti che abbiamo sgusciato, quindi per fare un po' un fondo, per dare un po' così. Copriamo e lasciamo che passare 7-8 minuti in modo da cucinarsi in ambedue le parti, anche perché il calamaro è sottile, le verdure già sono state ammorbidite precedentemente, quindi aspettiamo i tempi di cottura. I nostri piselli si sono stufati per 6-7 minuti, vedi un bel colore verde. Un bel colore verde. Questo pure non ci dico. Profumo il nostro calamaro. Diamo giusto una frullatina ai nostri piselli. Il nostro calamaro. E il bello verrà adesso, quando lo andiamo a tagliare, no? Quello che ci abbiamo messo dentro. Andiamo, facciamo così. Guarda, è bello. Ha fatto la bandiera d'Italia. Guarda, è bello. Che bello. Guarda, è bello. E che devo dire? Mettiamo un po' di piselli frullati grossolani. Ecco qua. Mettiamo la testa così. E cominciamo. Uno, due, tre. Questo è lo primo che faccio a casa io, Quattro e cinque. Mettiamo un po' di sughetto di cottura, no? Speriamo le persone questo che stanno a casa mette, che stanno attenti quando facciamo le ricette. Mette perché appetibilità, guarda che bello. Sì. Un po' di base di cottura. Piatto coloratissimo. Un filo d'olio extravergine d'oliva. Ci va sempre. Ci vuole qui. Buono. Signori, non vi resta che dire buon appetito. Buon appetito. Augurandoci che anche questa ricetta vi sia piaciuta, vi ha colpito nel cuore, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.